Insieme, riprendiamo un po' il tema lavoro, vediamo quest'altro contributo insieme che ci riporta con i piedi ben per terra sulla nostra realtà, non tanto allegra. Case dove non entra denaro, almeno ufficialmente, e case dove secondo le statistiche nessuno guadagna. Stiamo parlando di famiglie senza reddito. Nel 2013 sono state più di 1 milione. In 2 anni sono aumentate del 50%. Un dato spiega l'Istat ancora in crescita. La maggioranza, quasi mezzo milione, sono coppie con figli. Circa 200.000 hanno un solo genitore e nella gran parte dei casi donna. È quella parte del paese che si arrangia, che riesce comunque a vivere senza avere occupazione e, quel che è peggio, senza avere neanche molte prospettive di lavoro. Persone che si aggrappano all'indennità di disoccupazione o alla pensione di un parente anziano. Poi ci sono casi, ma sono pochi, in cui la famiglia, pur non avendo entrate da lavoro, può fare affidamento sull'affitto percepito di un'abitazione o di un locale. A pagare il prezzo più alto ancora una volta è il Sud Italia, con quasi 600.000 famiglie dove tra padre, madre e figli maggiorenni non lavora nessuno. Segue il Nord con 343.000 famiglie e il Centro con 189.000 famiglie nelle stesse drammatiche condizioni. Allora, Davvero è ci drammatico. sono delle situazioni drammatiche, lasciano Lo infatti so. senza parole. Volevo partire con Paolo Zabeo, un po' per riportare proprio anche nell'ultima parte della trasmissione un po' il punto di quella che è la questione che ci troviamo ad affrontare. Questi dati sono reali, sono drammatici reali e la cosa peggiore è che se parliamo poi di giovani c'è un adattamento al basso. Al non reagire, non tutti reagiscono, non tutti si danno da fare, che è spaventoso perché il nostro era la regione delle partite IVA, dove il giovane dipendente voleva aprirsi la partita IVA. Adesso c'è una forma di resa, perché? Perché non lo so, No, mancanza soprattutto di. noi abbiamo una generazione di giovani che non conosce, forse non conoscerà nemmeno il termine lavoro, nel senso Speriamo tradizionale che del possa termine, no? conoscerlo Quel invece contratto a tempo per bene. indeterminato, eccetera. E questo è il dramma, io credo, perché quando tu non hai un lavoro, non hai un contratto a tempo indeterminato, non hai un rapporto di collaborazione, diciamo così, una certa continuità, sia in termini di tempo che anche retributivo, è chiaro che non puoi investire nel futuro, non puoi pensare a una famiglia, dei figli, eccetera. E questo chiaramente sta creando dei grossi drammi in molte famiglie, il problema è molto esteso anche qui da noi, dove tu hai giovani che praticamente usciti dalla scuola, siano essi diplomati o laureati, però insomma, si trovano ad annaspare perché non sanno dove sbattere la testa. E questo è il grave problema, ripeto, che questa società e soprattutto questa generazione di giovani ha in questo momento. Ripeto, si esce da questa situazione se si creano le condizioni di carattere generale con una politica economica completamente diversa da quella che abbiamo praticato negli ultimi anni e si torna a investire. Solamente investendo si possono creare nuovi posti di lavoro, si possono creare le condizioni perché riparta l'economia. E perché riparta l'economia, appunto, bisogna anche lasciare più soldi in tasca alle persone, quindi abbassare le tasse in modo tale da incentivare i consumi. Perché il dramma, soprattutto di questi ultimi anni, è che i consumi hanno subito una caduta verticale. Solo gli ultimi 2 anni abbiamo perso il Eh sì, 7%, e quindi vuol dire che se la continuano ad gente non essere. acquista, è chiaro che anche l'artigiano, il commerciante, il libero Non riesce a professionista non non vende perché l'economia, non lavora c'è stato il prevalentemente consumo. per queste persone, lavora per il mercato domestico, lavora per la comunità in cui opera. E questo è il grave dramma. Tra l'altro, noi abbiamo assistito proprio alla grave situazione delle partite IVA, dei lavoratori autonomi, artigiani e commercianti, che a differenza del lavoratore dipendente, nel momento in cui va in difficoltà e chiude l'attività, non ha nessun ammortizzatore sociale, non ha E l'indennità di questo è un altro, disoccupazione, esatto, questo è un non ha altro che mobilità, non volevo ha dire cassa appunto, eh sì, integrazione. E quindi il ma che anche se c'è non lavoratore. arriva, perché arriva, notizie No, non c'è, ce l'hanno. arriva, Non ce l'hanno da casa, perché io tu sto hai che vivendo lavoratrice, l'autonomo quindi. autonomo praticamente non ha nessuna misura di sostegno al reddito. È costretto a chiudere l'attività e ti rimangono i debiti da pagare, un futuro da reinventarti. E quindi poi il dramma, abbiamo assistito di suicidi, prende spunto proprio anche da questa situazione, perché ti trovi a non avere più un domani da costruire e molte persone non ce l'hanno fatta proprio per queste ragioni. Sono visti persi, non più in Infatti, grado di aggredire la situazione. chiederei come sindacato, poi sentiamo anche l'aggancio, questo discorso dei giovani, lo sottolineo perché se ne parla anche in questi giorni, è un dato allarmante, però anche in proiezione futura, No, no, infatti. che cosa potranno No, no, non mi. costruire? Perché la riforma del lavoro Fornero è stata un disastro micidiale, la riforma delle pensioni correlata alla riforma del lavoro ha dato una mazzata ulteriore, quindi ci troviamo giovani che, come diceva anche Zabella, tutti
sappiamo, noi speriamo tutti, possano trovare un lavoro, perché se altrimenti. E i non più giovani, che ci stanno, magari sono quelli che ci stanno seguendo in questo momento, molti, che non hanno nessun tipo di prospettiva di avere una pensione un domani. Quindi, e tanti ci chiedono, ma il sindacato che cosa ha fatto finora? Cioè, traduco le domande che ci fanno. No, certo, esatto. Infatti il... E in questo momento cosa, come si pone, cosa sta facendo? Perché non è una cosa così di retorica, è la dura realtà. Cioè, è un problema anche della nostra generazione, no? Perché stiamo consegnando e no, condannando a un futuro di povertà. Una schifezza. Un futuro di povertà ai giovani, sì. Perché quando anche adesso, no, in qualche maniera c'è il nonno che ha la pensione, i genitori che uno dei due lavora, in qualche maniera si tira avanti, no? Però loro non possono costruirsi un progetto di vita e poi non avranno una pensione. Quindi saranno sicuramente condannati a una, no, a, cioè saranno condannati a un futuro, a una vecchiaia di povertà che diventerà sì, un dramma sociale. Ma lo Stato non è in grado di reggere noi questo, cioè siamo, diventa un dramma noi dello siamo, Stato. Diciamo, stiamo traslando, no? stiamo indebitando, no, le future generazioni rispetto a questo. Quindi è chiaro che la riforma delle pensioni va rivista, perché non è assolutamente equa. Avendo tra l'altro innalzato l'età pensionabile, si crea quell'altro effetto per cui le persone anziane restano al lavoro. E infatti c'è un incremento probabilmente, probabilmente anche con meno, diciamo, con grande competenza, ma meno adeguate alle nuove tecnologie, quindi rispetto al passo che dovrebbero tenere, no, per l'innovazione dell'azienda, e i giovani che abbiamo formato, sui quali abbiamo investito perché lo Stato e le famiglie hanno speso soldi, che non hanno uno sbocco occupazionale. Bisogna rimettere in moto questo meccanismo, quindi creare una flessibilità in uscita che tenga conto anche della fatica dei lavori, perché lavorare in un ufficio è diverso che non lavorare su una gru, no? Quindi bisogna tener conto di questo aspetto. Qui. E soprattutto creare una staffetta generazionale in maniera tale che si possa favorire il lavoro dei giovani, perché è vero le partite IVA, noi siamo una regione di partite IVA, però molto spesso i nostri ragazzi l'unica proposta di lavoro che hanno avuto è stata quella di aprirsi una partita IVA, ma perché il lavoro a tempo determinato non esiste, esatto. Cioè quelle sono false partite IVA, perché poi sono con monocommittenti, no? Quindi c'è il datore di lavoro che gli dice apriti la partita IVA perché io non ti assumo, perché c'è l'incertezza complessiva. Ma rispetto come ponete questo riguardo? No, intanto anche rispetto al Job Act, no? Venendo al tema di attualità, no? Gli annunci di Renzi e il decreto Poletti. Allora, si è lavorato per rendere ancora più flessibile il tempo determinato. E questo, no, sta dicendo Confindustria, Squinzi l'altro giorno, che dice non ci interessa un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, perché abbiamo quello a tempo determinato. Ma avere i rapporti di lavoro a tempo determinato anche per l'azienda significa non investire sulla qualificazione del personale, quindi va a scapito della produttività e della qualità del lavoro. Bisognerebbe invece semplificare le forme di lavoro, che sono tante e favoriscono anche il contenzioso, non aiuta nemmeno le imprese, quindi fare poche forme di lavoro rispetto ai bisogni che ci sono e incentivare chi assume, favorire l'assunzione, quindi un intervento anche positivo da parte dello Stato in questa direzione, e mettere in mano la riforma delle pensioni, perché mano alla riforma delle pensioni. Sicuramente, questo diciamo, almeno io sono reduce dal congresso della CGIL, congresso nazionale, noi siamo tutti al congresso dicendo quella riforma va rifatta, va riscritta complessivamente, anche perché c'è ancora aperto il dramma degli esodati, non dimentichiamoci che abbiamo anche quella partita lì di persone senza reddito, che sono quelli che hanno i frigoriferi vuoti, perché loro non sono in quella situazione, e di volta in volta si risolve un pezzettino, ma è un dramma nel dramma. Come la vede dopo Positivo Valdegà? Io parlo come imprenditrice, parlo come partita IVA, parlo per aver aperto recentemente una partita IVA, una SRL semplificata, le mie figlie, quindi stiamo iniziando con un'attività attraverso le ragazze, però io mi rendo conto che quando uno pensa di aprire una partita IVA ci deve pensare non una volta, mille volte, proprio perché andiamo a mettere delle firme in una banca, perché bene o male comunque ci vuole una certa liquidità. Ed è difficile. Noi siamo, diciamo, mai genitori poveri, perché i nostri genitori ci hanno aiutato a suo tempo magari nel versare qualcosa, nel contribuire a quello che poteva essere la crescita delle nostre aziende, ma i nostri figli saranno i poveri dei poveri, quindi effettivamente non c'è un grande sviluppo. Qui dobbiamo chiedere che lo Stato si metta una mano sul cuore, perché devono essere le banche a questo punto ad avere anche una soluzione per le imprese.
imprese, deve essere lo Stato garante di quello che andranno a fare le imprese, con dei, ecco, occupiamo qua delle persone che vengono a seguire dei tutor, possiamo chiamarli così, che seguono le attività, perché magari ci sono tante persone che hanno buona volontà di intraprendere dei lavori, però devono essere anche tutelate, devono essere tutelate con delle garanzie, che non è il discorso della firma nell'immobile mio o nell'immobile dei nostri genitori che devono incentivare la loro cessione del credito, ma deve essere la produttività, deve essere la crescita, deve essere l'innovazione. Io credo che le aziende non aprono, non ci sia più la crescita proprio perché ci sono troppi costi. Ecco, questo è il costo, lo Stato deve mettere mano proprio su quello che è il costo. Che però vive di questi costi. Vive di questi costi, vive della adesso burocrazia. Adesso poi si parla di nuovo di pareggio di bilancio. Esatto, vive di questo, perché ecco, questa alla fine, guarda, io conosco persone a Roma che mi dicono, al Senato, mi dicono, ma Sandra, io ho tutte le belle idee, ma sì, perché guarda, bisogna fare così, ma Sandra, mi fanno, ma guarda che a Roma non c'è la volontà di cambiare. Quindi da lì sono rimasta, basta, non dico più niente, perché? Perché effettivamente rispecchia quello che è la situazione. Si parla tanto, adesso siamo a giugno, va bene, siamo il 3 giugno, stanno arrivando le feste estive, le vacanze estive, io ho il terrore mio, è che i politici si dimentichino, perché già anticipano il discorso di quello che possono essere le festività estive, ma non si rendono conto che c'è gente a casa con il frigo appunto vuoto, la gente non è che andrà a mangiare a settembre, mangia come minimo una volta al giorno. Ecco, quindi io quando sento queste persone che non hanno niente da mangiare, io li ho visti veramente che vanno nelle spazzature a cercare la verdura, quello che trovano, e mi mettono dentro una persona, mi mettono dentro in galera una che perché ha portato via una scatoletta di tonno o una scatoletta di carne Simmental, e invece in realtà ci sono persone che ci sguazzano. Io guardo, facciamo un nome per esempio, perché tra l'altro è anche un parente di un signore che conosco, Lusi, portato via a livello politico, ma non parliamo solo a livello politico, milioni e milioni di euro, che non si sa bene dopo alla fine dove vanno a finire, tra gli arresti domiciliari, tra il fatto che sia stato in un convento, tra il fatto che c'ha tutto quello che possono essere le agevolazioni e quant'altro, alla fine praticamente non va neanche più in prigione. Ma io dico, ma la gente, allora a questo punto mi metti dentro uno 6 mesi per aver portato via la disponibilità, cioè la necessità che lui ha di mangiare, di vivere, quando in realtà nel mondo, perché la politica purtroppo è questa, la politica mangia troppo, questo è il nostro problema, la politica mangia troppo. Ecco, la corruzione è al primo Italia, posto. Ma questo qua però è un problema. Dove la mettiamo? Questo è il problema. Bayern Monaco, parliamo sempre della Germania, noi colpa della Merkel, colpa della Germania, colpa dei tedeschi, ma il presidente del Bayern Monaco, perché ha portato i soldi in Svizzera, ha detto ho sbagliato, è stato condannato, vado 2 anni in galera, e non ha battuto ciglio, c'è un senso dello Stato, c'è un senso, bravo, del bene comune, bravo, che qui manca, qui chi bravo, più ruba nel bravo, pubblico, furbo, più è bravo e più viene votato anche, bravo. è il nostro imprinting, siamo noi in causa di noi stessi, i nostri mali, guarda, non è che siamo i marziani, i tedeschi, il problema è qui, i nostri territori, sempre ma come, più cosa diciamo questo, a un giovane che un commesso del Senato prende 130.000 euro di stipendio all'anno per stare a fare il figurino, cosa spieghiamo quel giovane che deve mettersi proprio, apri partita IVA perché sai, devi lavorare, devi impegnarti, devi fare il corso, devi sapere 10 lingue, e c'è il commesso là che prende, ma abbiamo mica, cioè finché non vede che qualcosa cambia, che si rimuovono e tutti sono lì a tutelare, perché se si tocca qualcosa lì, i primi sono i sindacati che corrono, questi qua hanno diritti acquisiti, non si toccano, e poi dobbiamo predicare ai giovani, cosa vogliamo mai? Non credo che abbia un sindacato. Io volevo dire invece che c'è un settore inesplorato, proprio rivolto ai giovani, tanto per parlare anche in positivo, che secondo me che potrebbe creare molte opportunità di lavoro, soprattutto nel nostro paese, dove c'è in diversi settori, che è quello del commercio elettronico. Il commercio elettronico, siamo il fanalino di coda in Europa, da noi mi pare che siamo il 25esimo posto su 28 paesi in Europa dove le aziende fanno e-commerce, cioè riescono a vendere i propri prodotti o servizi attraverso la rete internet, e questo è un settore dove, che a mio avviso potrebbe portare, perché credo che nel giro del mondo c'è tanta voglia di avere qualcosa che faccia parte del nostro territorio, del nostro paese, perché bene o male siamo ancora un brand riconosciuto a livello mondiale, che si dica o no, e comunque abbiamo tante cose da poter proporre, e credo che la rete oggi è ancora poco sfruttata, e tanti hanno il loro sito ma nessuno fa commercio elettronico nella serie. Io ho conosciuto dei giovani
del Piemonte che hanno messo in piedi un'aziendina così, sta facendo fatturati enormi e credo che le potenzialità aiutare quindi le istituzioni, anche le camere di commercio, non so chi, il mondo delle associazioni imprenditori a aumentare, portare da quel mi pare 5% al 6% che oggi il business sul fatto attraverso il commercio elettronico, portarlo solamente alla media europea che è sul 12-13%, almeno il doppio, significherebbe, media europea, poi ci sono paesi che hanno del 20%, significherebbe dare opportunità anche a chi abita nei piccoli centri, in periferia, perché la rete viaggia a livello globale, a fare business, a cominciare a proporre prodotti, beni e servizi in settori e quindi a avere anche nel piccolo riuscire a raggiungere il globale. Questa è una sfida importante, per esempio, su cui non sento mai parlare e che i giovani potrebbero trovare spazio, magari accompagnati anche da una buona politica dello Stato. Questo può essere uno spunto, poi bisogna vedere, però io dico sempre i consumi sono quelli perché i soldi che girano sono sempre gli stessi. Ma il mondo, noi consumi qui, ma c'è metà mondo da comprare, metà da vendere, diceva mio nonno. Però c'è l'apertura al mondo, esatto, che questa è una ottima opportunità. Pubblicità rapidissima e poi torniamo insieme.